Allora, io sono Francesca Menna, volevo dire i altri punti importanti del nostro programma. Prima di tutto noi faremo in modo di riuscire ad ottenere, proprio guardando tutti gli sprechi del bilancio, un gruzzolo per fare ottenere il reddito di cittadinanza. Questo contributo che viene dato alle persone in difficoltà, che non è un sussidio, perché è un contributo che viene dato come restituzione di un lavoro fatto per 8 ore mensili, significa permettere alle persone in difficoltà di ripartire. Un altro punto importante del nostro programma è il concetto di sicurezza. Sicurezza che vuol dire prima di tutto legalità, quindi rispetto delle regole, intransigenza rispetto a tutte le illegalità, dai piccoli soprusi fino appunto alle commissioni delle camorristiche, e poi premiabilità invece a chi si comporta bene, altra cosa importante, perché in genere chi si comporta bene non ha, è trasparente. E ancora sicurezza che vuol dire sguardo a tutte le infrastrutture, quindi alle strade, sicurezza delle strade, perché girare in motorino per strada è pericoloso, pericolosità rispetto alla sicurezza dei palazzi. Voi qui al Vomero c'è stato il crollo di un palazzo, è crollato il mio istituto della facoltà di veterinaria, cioè siamo esposti la sicurezza anche rispetto agli alberi, alle potature, quindi il controllo di tutto il verde della città, anche questo rientra nella percezione di sicurezza delle persone, sicurezza anche rispetto alla violenza metropolitana, quindi dallo scippo a tanto altro. Quindi per sicurezza dobbiamo intendere una cosa molto più importante, complessa e collegata tra di loro. E poi un ultimo punto, come dicevamo, la viabilità. Viabilità che significa libertà e autonomia, perché noi non dobbiamo pensare solo alla viabilità di chi sta bene, chi va al lavoro è fresco e tosto, ma anche la viabilità delle persone anziane, la viabilità di persone che possono avere delle malattie tipo il Parkinson, che però hanno diritto a vivere e a essere autonomi, la di tutti i disabili, e quindi valutare tutte queste cose per dare a questa città la normalità. Grazie.